ci sono intere aree che purtroppo non sono più gestibili semplicemente lasciandole andare. E quindi ci sono cinghiali, caprioli, daini, cervi, che devono essere, sono controllati, o sono controllati attraverso una caccia che è giustamente regolamentata, eccetera, eccetera, oppure sono controllati dalla Guardia Forestale che abbatte questi animali, punto. Abbattono mufloni, stambecchi, abbattono tutto, perché purtroppo lo stambecco sta nel parco del Gran Paradiso, ma se ce ne sono troppi escono da quell'area e per mille ragioni o non trovano cibo o purtroppo vengono colpiti da Alessandra malattie che di sono troppi, iene e vegane. Quindi muoiono. Allora, prego, dica. Questi paradossi di cui sta parlando questo signore... Adesso i predatori naturali che si sono reinseriti nel nostro, mi faccia parlare, nel nostro territorio, i lupi per esempio, perché i cacciatori vogliono abbattere anche quelli dal momento che loro avrebbero come prede naturali i cinghiali, avrebbero come prede naturali gli stambecchi, certo, e la natura senza che l'uomo continua a metterci la mano si regolerebbe da sola, perché è questo che è sempre successo. Mi risponda. Dove? Ma dove? In Val Brembana, dove c'è una casa qui, un'azienda di là. Ma cosa mi stai dicendo? Lei adesso mi dice che c'è un sovrannumero di prede, cinghiali, stambecchi, eccetera. Ma c'è un sovrannumero. E posso essere d'accordo. Allora perché? Allora su questo siamo d'accordo. Perché devono essere sterminati i lupi? Perché devono essere sterminati i lupi? Perché non si fanno delle sterilizzazioni? Essendo un animale notoriamente... Mi ha fatto una domanda, mi fa rispondere. No, ma adesso io volevo dire anche una cosa sui cinghiali. I cinghiali si organizzano in dei gruppi matriarcali. Certo. Se si va ad uccidere degli elementi del gruppo, i gruppi si ampliano in sottogruppi e il numero cresce ulteriormente. Sterilizzazioni, lasciar vivi predatori naturali. Certo, ma sa che gente che se ne intende più di lei, etologi, dopo le do tranquillamente i dati. Hanno parlato di sterilizzazioni, non c'è niente da ridere. Ma senta lei, che è così simpatico, ci ha ricordato, e lo ha fatto 17 anni fa dell'ultima volta che ha mangiato le sante pappardelle col capriolo. Ma se si ricorda l'ultima pappardelle col capriolo, ma buon Dio, ma se ne mangi ancora? Perché per 17 anni limitarsi così tanto, se se la ricorda, sentiamo di qua. Signano, sei famoso per essere un cacciatore, sì. Un allevatore di visoni, sì, esatto. Un amante del circo e degli zoo, sì. E un sostenitore della ricerca sugli animali anche. Assolutamente sì. Lui è Massimiliano Filippi, segretario generale di Federfauna, il sindacato degli allevatori. Lo raggiungiamo in provincia di Rovigo, dove abita e alleva visoni. E questi sono i cartelli degli animalisti che circondano la sua abitazione. Siamo nella tua casa di Villa Dose. Sì. Adesso ci mostrerai, ma già vediamo i trofei di caccia. Caprioli, cinghiali, questi sono animali africani, sono ricordi di una vita di caccia di selezione, perché io sono un appassionato di caccia di selezione in particolare. Io il cervo, piuttosto che il daino, il capriolo, sono le mie prede preferite. Ho preso diversi bei cinghiali, come si vede dalle zanne che ci sono qua. In totale quanti trofei sono? Ne hai mai contati? Meno di 200, tra qui e dall'altra parte. Ho esposto, tengo, o quelli che, a cui tengo in maniera particolare. Ti fa fare un tuffo nei Mi tuoi ricordi? Mi ricordo dove, quando, in compagnia di chi ero, la merenda che abbiamo fatto dopo. Sono finiti anche nel tuo stomaco? Sì, assolutamente sì. Io la selvaggina la mangio volentieri. Non mi piace ferire gli animali, mi piace nel momento in cui si spara che l'animale sia abbattuto e è pronto da portare a casa, pronto da portare in cucina. Le antilopi africane sono tutte buone da mangiare, molto simile alla carne di bovino, poi se vogliamo vedere. In pratica io ho quattro fucili e una pistola. Principalmente le tue battute di caccia si svolgono in Ungheria? In Italia e in Ungheria principalmente, sì. Adotta un uomo, salvalo da un animalista. Tu sei anche l'ideatore del premio Hitler. Sì, visto che si parlava di associazione animalista, l'ho proprio inventato io il premio Hitler. Per premiare chi calpesta i diritti umani in nome di ideologici i diritti degli animali. È il sottotitolo del premio Hitler. Andiamo a vedere l'allevamento di visoni. Sì. Senti il rumore dei cuccioli.
questa specie di pigolio. Esatto, questo è l'impianto dell'acqua, ogni gabbia ha il suo abbeveratoio, dove si avvicina c'è sempre l'acqua fresca, se sei veloce a riprendere vedi che quella sta mangiando la carne sopra. È redditizia alle varie visioni, c'è un mercato molto più consistente di quanto non si voglia credere, ragazzi giovani usano la pelliccia, non è più quella tradizionale perché vengono fatte delle lavorazioni particolari, rasato e magari molto leggero. Questa c'ha i cucciolini dentro, praticamente ci sono gli accoppiamenti in marzo, infatti adesso tutte le femmine partoriscono e i loro cuccioli a novembre sono già maturi, novembre-dicembre sono già maturi, quindi possono essere battuti. Non muoiono per asfissia i visoni, ma bensì per anossia. C'è una macchina che è quella lì, che si chiama Killing Box. L'animale introdotto prende sonno e nel giro di pochi secondi passa dal sonno alla morte senza assolutamente soffrire. In realtà non respiri aria, respiri monossido di carbonio. Insieme con la farina di legno questo qui gira e si lavano gli animali praticamente. Vengono stesi su questi scaffali qui perché devono raffreddare e vengono incisi i tendini perché poi la scuinatura viene fatta a macchina. È un giocattolo, è una carabina d'aria compressa. Io non sono cacciatore, d'accordo? Mettiamo che io fossi un cacciatore e che c'è un periodo dell'anno che mi consente di andare su quella collinetta a caccia di determinati animali piuttosto che altri. E io vado, perché me lo consente la legge, su quella collinetta a cacciare quegli animali. Lei viene anche lì a disturbare me o solo quelli che lo fanno in periodi non consentiti dalla legge? Questa è la domanda, è molto chiara. No, la nostra attività si svolge 12 mesi l'anno. Ok, quindi anche quando io lo potrei fare a termini di legge. Su chi mi ha il titolo e su chi no. Sì, no, mi non posso finire. Io credo, dica. La legge io ho detto una cosa. È il dovere di ogni cittadino disubbidire a quella legge. Ma le leggi sono sbagliate. È un po' complicata. Cosa dice, signora? Fermi! Le leggi non cambiano da un giorno con l'altro. Ok, nel frattempo quindi io non posso esercitare un diritto che mi consente la legge. Perché la legge prende, la gente prende coscienza di determinate cose che gli facciamo vedere noi, non certi cacciatori, e a quel punto la gente vuole che la legge cambi. Ma bisogna iniziare con le attività che facciamo noi. Se ci fosse un referendum, la faccio breve, se ci fosse un referendum senza cuore, i cacciatori sarebbero strasconfitti, non c'è nessun politico, Giordano, non ci sono politici che lo fanno. Perché non si può? Non ci sono politici che lo fanno, non hanno parlato di farlo. Di legge. A quel signore quando ha detto che non c'è da paragonare una persona a un fagiano. Prima cosa, il fagiano soffre, gli animali sono stati sanciti come esseri senzienti a livello europeo. Poi, le stesse cose che dice lei le dicevano per giustificare lo schiavismo. Dicevano che le persone con la pelle scura sentivano il dolore meno delle persone con la pelle chiara. Fare paragoni, schiavismo, continui così. Ma la sta invitando. Complimenti. Sentono dolore gli animali? Una pernice e gli schiavi. Punta e punta della pernice. Sentono dolore gli animali. Continui. Per lei tutti gli esseri umani sono uguali, è sicuro? Un siriano, la vita di un siriano vale quanto la mia, quanto quella di un italiano per voi? No, non è così. Allora, bene, vediamo questo servizio di Serena Savardi che è andata da una signora che dice che le pellicce è giusto che vengano fatte. Poi ne discutiamo. Prego. Questa è una pelliccia molto pregiata, una pelliccia di zibellino. E qui il valore è nettamente più alto perché siamo intorno ai 20.000 euro. Tra animalisti sul piede di guerra, vegani sulle barricate, amanti del lusso, la domanda rimane sempre attuale, pellicce sì o pellicce no? Questioni di gusti e anche di etica, direbbe qualcuno. Allora, questa è una pelliccia in volpe, bianca. Una pelliccia così si aggira intorno ai 3.000 euro. Invece questa quanto costa?
È una pelliccia in visone e questa viene intorno ai 6.000 euro. Tu non sai come viene prodotto? Tecnicamente non lo so. So comunque per certo che ci sono questi allevamenti che tutelano a livello di cure veterinarie, di nutrizione. Per quanto riguarda anche gli animali selvatici, so che vengono ammazzati, soprattutto non in maniera cruenta, solo le specie che sono in abbondanza e quindi non c'è un'estinzione. Io mi limito allo stile. Qual è la differenza tra una pelliccia ecologica e una vera? Certo, oddio, non sono assolutamente due cose paragonabili, nel senso che la pelliccia vera è sicuramente un capo molto più esclusivo e una cosa insomma che non è assolutamente paragonabile. Io credo che siano correnti di pensiero, io non giudico la tua, tu non giudichi la mia. Se tu reputi di essere vegano, di non voler mangiare carne, a me sta bene. Tu rispetta me che mangio carne e indosso pellicce. Queste polemiche così forti, così estremiste, le trovo un po' troppo, ecco. Io le indosso perché me le danno. E le trovo nei negozi e le compro. Io cosa posso fare? Nel mio piccolo non posso fare nulla. Allora, cosa mi dice di Lenge di questo servizio? Ma io dico che nel suo piccolo questa persona qua potrebbe fare come abbiamo fatto tutti noi e scegliere di non nuocere a nessuno. Perché se uno vuole avere l'idea addosso della pelliccia, ci sono quelle sintetiche. Se uno vuole avere addosso l'idea della pelle, c'è quella sintetica. Questi animali sono detenuti, e li abbiamo visto nell'allevamento del signore qua, in degli spazi comunque minuscoli. Dal momento che sono stati fatti vedere i visoni sono animali che fanno chilometri di nuoto e di cammino tutti i giorni. Se avete visto in quelle gabbie, sono costretti a fare il giro su loro stessi, muoiono per anossia, lui ha detto che significa che si addormentano, anossia dal greco significa mancanza di ossigeno, quindi muoiono soffocati, è questa la realtà della parola. Quindi voglio dire, questo è così? Ha sentito? Non è Filippi. Assolutamente così. Allora, un conto è l'asfissia. Noi per esempio percepiamo una stanza carica di anidride carbonica, anche noi esseri umani sentiamo l'aria cosiddetta aria pesante. Differente è quando non c'è CO2 ma c'è CO, monossido di carbonio, sì. Superiore a 10.000 ppm, l'1%, tanto per capirsi, sembra aria, ma questo quando viene inalato si sostituisce il monossido di carbonio all'ossigeno a livello di emoglobina. Succede, per esempio, l'esempio classico è quello della caldaia che non funziona e l'intera famiglia che passa dal sonno alla morte senza accorgersene. Anche perché la figura che sta assumendo oggi il cacciatore è una figura diversa da quella che era un tempo. Oggi il cacciatore è gestore, il cacciatore è la sentinella. La sentinella è 365 giorni all'anno, è presente sul territorio a far cosa? Qualsiasi cosa, anche che non è inerente all'attività venatoria. Protezione civile, gli incendi, il controllo degli incendi, il controllo del territorio, il controllo anche del recupero dei detriti che rimangono sul territorio, le ripuliture, i fossi. Noi recuperiamo gli ecotoni di margine, non so neanche se voi lo sapete cosa sono gli ecotoni di margine. Quindi abbiamo tutta una serie di impegni, di attività che sono anche rivolte al sociale. È una figura che le potete fare queste cose senza uccidere. A noi fa piacere queste accuse perché ci rafforzano. Ma noi siamo un gruppo di cacciatrici che annualmente ci ritroviamo, e questa facciamo addirittura ora, facciamo il quarto raduno delle cacciatrici all'Adda. E ci divertiamo, abbiamo quello che non è un'attività, ma è una passione, una scelta, battaglie di animalisti, vediamole e poi ne discutiamo. Li avete mai sentiti quando piangono? Li avete mai sentiti quando gridano? No, perché in queste bancarelle e nelle pubblicità del prosciutto vi fanno vedere il prodotto finito. Aumento.
40, secondo gli ultimi dati Eurispes, al ritmo di 1600 persone ogni giorno, solo in Italia, il numero di vegetariani e vegani che per motivi etici, di salute e ambientalistici decide di non nutrirsi più di carne, pesce o di prodotti di origine animale come uova e latticini e dei loro derivati. E la protesta delle associazioni che difendono i diritti degli animali si fa sempre più massiccia. Noi facciamo queste cose di impatto anche perché a volte sono discusse, però a tante persone servono. Come tradizione pare ancora sicuramente in Italia, festeggiare l'arrivo, dare il benvenuto al nuovo anno con il piede di un morto sulla tavola. Parliamo della pelliccia di Astrakhan, ma come si fa questa pelliccia? Vengono utilizzati i feti di agnello. Ogni animale è un essere senziente che prova emozioni come le proviamo noi. Tanti dicono non voglio vedere perché fa troppo male, giusto? Però la bistecca nel piatto sì. Proponiamo l'istituzione di un nuovo referendum per l'abolizione completa della caccia, in quanto da sondaggi effettuati in Italia la maggioranza della popolazione italiana è contraria alla caccia. Cosa farebbe un cacciatore? Gli sparerei, come fanno loro a tutti gli uccelli e a tutti gli animali del creato. Voi che diritto date ai vostri figli di scegliere se non gli fate vedere come vengono macellati gli animali? Quello che succede ai bovini, che sono quelli che li trovate morti, chiamati hamburger, nei panini, sono animali che non hanno mai visto la luce del sole. Ma mucca è un mammifero. E funziona come me. Io inizio a produrre latte se ho una gravidanza. Il vitello maschio viene mandato al mattatoio e vengono attaccati questi tubi facendolo passare come una cosa che fa bene alla mucca, che invece sarebbe benissimo se avesse lì il suo vitellino a prendere il latte. Per caso sai cosa si intende per il fenomeno appunto delle mucche a terra? Dovrebbe essere quando sono sfinite dall'allattamento, dalla mungitura. Subiscono tante quelle gravidanze che le loro mammelle raggiungono appunto dimensioni abnormi, che le loro appunto articolazioni cedono alla fine e non riescono nemmeno più ad alzarsi.